Non si placa l'ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio il nord Italia e soprattutto la Liguria, dove in poche ore si sono verificate più di 100 frane a causa delle abbondanti piogge che hanno reso saturo di acqua il terreno in diverse zone della regione, da Levante a Ponente. E sono proprio le frane a creare i maggiori problemi. Circa 1000 persone sono rimaste isolate nell'entroterra di Ventimiglia, mentre si contano oltre 200 sfollati da Imperia alla Spezia. Molte le strade chiuse a causa degli smottamenti, come la statale Aurelia bloccata tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito. La circolazione ferroviaria invece resta sospesa tra le stazioni di Albenga e Diano Marina dopo la frana che ieri alle 12.40 ha provocato il deragliamento di un treno. E su questa vicenda la Procura della Repubblica di Savona sta cercando di fare chiarezza. Nel frattempo ha deciso di porre sotto sequestro la villetta sotto la quale si è staccata la frana per verificare la regolarità di un'abitazione costruita proprio sopra la massicciata della ferrovia. Restano sospesi anche i collegamenti ferroviari con la Francia. Pioverà ancora anche domani, domenica, sulla Liguria come su tutte le regioni settentrionali, per poi migliorare nei primi giorni della prossima settimana. Piogge forti interesseranno anche il centro, soprattutto il versante tirrenico. A Roma è scattata l'allerta meteo. Domenica dovrebbero esserci forti temporali proprio sulla capitale.